Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, dopo tanto tempo ripropongo la mia challenge in compagnia del buon Paolo che vi era piaciuta tantissimo, un po' meno forse a lui, ma neanche tanto a me. Sto parlando della Reaction Challenge. E dai, era stata figa, ci eravamo divertiti. Cosa vuol dire? Allora, Debbie, che adesso è fuori campo perché sta preparando tutte le varie cose per poter creare questa challenge. Che culo. A sorpresa preparerà un qualcosa, farà delle azioni che in teoria ci dovrebbero far avere delle reazioni. Ok, tipo l'altra volta, per farvi capire, avevamo usato la cenetta e lo scopo della challenge è quello di non avere reazioni. Quindi qualsiasi cosa lei faccia noi dobbiamo stare fermi, impassibili. Certo. E il vincitore della challenge lo decreterete voi nei commenti, ovviamente, perché noi non possiamo sapere chi ha fatto più reazioni. No, come l'altra volta. Come mai dici una dormia? E un'altra challenge è andata male. Ricordate, sì. Scrivetelo nei commenti. Sì, lasciamola lì, la copriamo così. Quindi Paolo, se sei pronto, io direi di dare il via a Debbie e vedere cosa ci aspetta questa volta. Raga, mi raccomando, guardate bene con attenzione perché dovete scegliere il vincitore, sperando di vincere. Allora, qua entro in gioco io. E ho già paura. Allora, per questa volta, rispetto all'altra, ho deciso di crearvi delle reazioni di diverso tipo. Perché comunque, raga, allora, pensateci bene. Il nostro fisico reagisce a stimoli esterni, che possono essere creati dal caldo, dal freddo, tipo l'altra volta abbiamo usato anche il ghiaccio, dal cibo, l'altra volta abbiamo usato tanti cibi che provocavano delle reazioni forti. Sì. Ma questa volta ho voluto differenziarle tutte, vi farò vivere un'esperienza proprio reaction, shock. Shock, because. Esatto, because. A 360 gradi, siete pronti? Sì. Sì. Yeah, partiamo col primo. Partiamo subito con il gusto. Quindi, una bella dose di wasabi ad entrambi. Sto parlando tra l'altro della pasta wasabi, che è molto più... Dai, ma va bene tutto, però a un certo punto no. Ah, mi sono macchiato anche il naso. Madonna, mi viene lo schifo solo a vedere. Poco, però poco, eh. Poco, eh. No, no, no. Entra fino lì, raga. No, no. Cioè, stiamo scherzando. Simone, allora, a parte che ti si apre di nuovo il rubinetto dietro e non lo chiudiamo più. Vai. Se non con un limone. Tocca. Osservatelo bene perché siete voi, che direte chi ha vinto. È stato bello. Ah sì sì, piacere, ci vediamo alla prossima. È uguale, eh? Uguale, sì, ho fatto le dosi uguali. Uguale, uguale, sì. Ok. Un bel sospiro, si vola. Ah. No, però, è stato bravo, sta piangendo raga, però... Perché secondo me la reaction viene dopo che l'hai mandata giù. No, ma vedi, sta male come un cane. Ma scusate, ma io perché devo stare? Ma perché devo fare queste robe qua per stare con una merda? Sto piangendo. Qua io proprio tutta l'influenza dei prossimi 5-6 anni l'ho fatta passare. Pure il resto cardiaco? No, 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 ok. Non posso. No, perché tutte queste scene prima che devo ancora farle è vero, che aiutano. La prossima volta mettiamo un divisore. No, è acqua. Ah, ecco. No, no, non è da bere. È cloro comunque, no, è solo perché qua bisogna far scorrere un po' il rubinetto. Allora, la seconda... No, non lo puoi bere. Porca miseria.
Perché la seconda reazione, visto che siete un po' accaldati, ok, da questa situazione, sarà restare impassibili al classico gesto che fanno tutti, a volte per fare degli scherzi, cioè di prendere e lanciare in faccia. Quindi c'è sempre, no, quella reazione da dire che è quella. Sono pronto. E mi devi lanciare un bicchiere d'acqua e ti devo lanciare. È bellissimo, adoro fare questa challenge. No, ma scusa, ma perché mi devo lanciare tutto? E beh, poi ti do una ferma su. Iniziamo con Paolo, allora. Ecco, oh. Visto che fa tanto il furbo. Sei contento? Sì, ma scusami. Ok. No, ma dai. No, aspetta, aspetta, aspetta. No, perché ho un problema. In questo periodo sono tanto allergico al polline e... E che scelta? Ho il naso tappato. Ho il naso tappato. Io, che sono uno che parla tanto, piantami una bicerata d'acqua mentre parlo. E mi soffoca. Allora inizia a stare. Aspetta un secondo. Sì, ma allora, ma scusa, ma tu sei parlo di questo canale. Devi dirgli di rilassarsi. Ma porca miseria. Ma un secondo, aspetta un secondo. Adesso mi concentro perché c'è ancora tutto in fiamme. Allora. Ve l'ho detto che questa reazione è difficile. Perché urta, dà fastidio. Tu e i tuoi video. I video. Dai, almeno allora, fanno paura. Aspetta, ci sono. Ci sei? Allora. Stai fermo, perché adesso ti devo centrare. Impassibile. Uno. Due. Non ho detto che lo lancio al tre. Avete visto bene? Avete visto bene? Sono video stupidi. Tocca a me. Vada. I capelli li vorrei un pochettino più corti, qua, grazie. Ok. Che mi sento mio fratello. Quello. Domanda. Devo stare con i capelli, vero? Perché sai che è un po' un problema con no, i capelli. No, tu devi stare immobile, completamente immobile. Ma tanto. Te lo senti arrivare, lo siaf siaf. Porca vacca, è stato più bravo secondo me. Oh, scusate, non volevo influenzare, ma secondo me è stato più bravo. Cosa volete che mi dica? Allora, siete pronti? Boh, non la so prossima bene. Reaction è a una roba che secondo me pochi riescono a resistere, nel senso chi non sopporta questa reazione difficilmente riesce a resistere. E io so già che Paolo non la sopporta, quindi preparatevi a ridere. Corretto, quindi vinco. Al solletico. No, no, al solletico. Il solletico. Io non lo so se lo patisco tanto o no. Ma a me non mi interessa, a me questo video mi ha già scassato, sai. No, ma guarda che, sono divertenti da fare questi video. Sono divertenti. Io inizierei da Pimot. No, io inizierei da Paolo. No, abbiamo fatto Pimot e poi Paolo, adesso faccio Pimot. Però c'è gente che è morta per il solletico. No, ma non è vero, scusa. Sì, non devi ridere. Cercalo su Google. Dai. Ma c'è gente che è morta veramente per il solletico. Certo. Non ascoltare, certo. Per favore. Fatti ben agganciare da dietro. Poi collassi. No, no. Come un io sacco. Vado, Se collasso però pubblica il video, però faccio un botto di visual. Sì, sì. Io non mi esprimo. Vai. No, lì no, dai. Ma cos'è sta paresi? Ma cos'è? Welly? No, lì no, mi dà fastidio. Si chiama solletico. Mi limita a fare... No, questa mi ma tanto non c'è niente. Come ti fa fastidio? Scusa, tanto non è rimasto più nulla di tuo, è tutto ok, è direi tutto che Simone... Qua non mi dà tanto fastidio, ma qua sotto mi dà fastidio. No, no, aspetta. No, io ho fatto tutto il corpo, scusa, anche tu, cioè non è... Avanti, per favore. No, io, scusate, io ho proprio un problema, io lo patisco tanto. Ma sì, ma non muori. No, ho capito che non muoio, ma che cosa vuol dire? Guarda che secondo me la... Ma cosa hai da incastrare? Ma sei indietrissimo! Ma chi se ne frega, potrò stare come sto, no? Sai come stai? No, ma aspetta un secondo, ma dai, ma... Cioè, sono proprio stupidi questi video, dai! Mi direi che ho vinto io questa. Basta, chiudi, stop tutto. Chiudere. No, ma dai. Ma lo sapevi, lo fate scolare. Ragazzi, l'avete perso tutti e due. Però bisogna vedere chi l'ha persa di meno, cioè, alla fine. Perché poi si possono dare anche i mezzi punti. Vabbè, è facile però giocare
così, cioè praticamente io parto veramente svantaggiato. Ma lei non lo sapeva se partivo così. Puoi stare un po' più in là, per favore? Meno dall'altro lato. Io? Sì, perché ho paura che tocchi di nuovo, perché il problema del solito è che poi tutta la senti ancora la sensazione, cioè basta fare così. E infatti dai, e comunque anche tu patisci lì. Io sì, so lo patisco, io lo patisco, però posso anche resistere. Sì, vabbè, comunque. Allora, ok raga, quindi mi raccomando, cioè guardate bene. Per una volta spero di poter vincere. Sto facendo solo grandi figure di merda in questo video. Allora, The Last. Qua si capisce proprio il vincitore. Ah, da qua si capisce. Sì, sì. Cioè da qua, davanti, con l'ultimo. Ah, ho capito. Questa è la reazione ai rumori forti. Oh, piano, guarda lo spettine. Sì. Cioè, non vorrei che andasse tutta... Io? Non farò altro che far esplodere un palloncino. Espondiamogli pure il timpano Pimot, così poi già è un po' così. È pericoloso. Ancora sordo, immaginate che... Non è pericoloso anche questo, no? Ma Paolo, ma no. Ma perché hai sento qualcosa sulla testa? Secondo me senti il mio braccio. Sentirai un P che ti dura per 2 mesi, credi. Aspetta! Devo iniziare da Paolo. Perché? Perché prima ho iniziato da prima. Sì, è vero, ho iniziato prima da me. Però aspetta un secondo, non è che poi io divento... No, perché mi paghi poi tu l'invalidità, eh. No, non diventi. No, perché io le orecchie non bisogno, anche per il mio lavoro, sentire le VP. Cosa mi devi guardare? No, ma li senti lo stesso, secondo me. Vai, no, perché tu già cercato di ammazzarmi almeno 40 volte da quando abbiamo iniziato questo video, volevo solo dirtelo. Sei pronto? Aspetta un attimo, mi dà già fastidio l'orecchio. Aspetta un attimo. Porca miseria, è un video di merda, va bene? No, sono i video divertenti. È un video di merda. È la reaction challenge. Ok, la reaction challenge. Dai, su. Dai, stai fermo. Vai, va bene. Mamma. No, ma voi siete dei coglioni. Ma voi siete dei deficienti. Ci senti ancora? Raga, io non sento più un cazzo. No, ma auguri. Io dico solo auguri. E soprattutto c'è un fischio perenne. Beh, 5 minuti poi basta. No, ma guarda che ci sarà informato, Debbie. Non c'è nulla di pericoloso in quello che facciamo. No, che davvero me l'ha consigliato anche lui. No, ma è come se mi fosse esplosa la bombola del gas. Aspetta, perché poi muore, quando esplodi fa anche male. No. Oltre che ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Tu hai l'idea, adesso te lo succhi, scusa, ma adesso farmi anche il destro, tutte e due. Mi sono preso il palloncino nella... Raga, ma io l'ho detto, cioè, ma, no, vabbè, ma sono due cretini. Ma guarda, mi sono preso a palloncino nell'occhio. Ma cosa fai, smoke? No, era di liquidi, come vedi? La lacrima. Me lo sono preso nell'occhio, vedi, non è che ti lasciano distante. Però mi era nell'occhio. Ma perché lui ha l'occhio che è più vicino? Io perché ho l'occhio che è il bulbo più fuori. Ah, come Chihuahua. Tipo Chihuahua. Sì, esatto. Io ho finito il mio lavoro, raga. Ciao a tutti. Io sento ancora il fischio per colpa sua. Quindi, raga, come dicevo prima, scrivete nei commenti secondo voi chi è il vincitore. Guardate con attenzione ogni singola reazione per capire se questa volta posso decretarlo il vincitore. Sì, come se fosse il Nobel. No, cioè, non è che se hai vinto sto... Per me è una grande vincita essere il vincitore di una challenge. Cioè, comunque, okay. Raga, e poi sempre tutto, niente di pericoloso. No, comunque non è nulla di pericoloso. Sottolineiamolo. Sottolineiamo che non è nulla di pericoloso, esatto, fa un po' schifo. Ad esempio il wasabi fa schifo. C'è gente a cui piace, gente a cui non piace. A me fa cagare. E quindi mi provoca delle reazioni non belle. Magari qualcun altro provoca reazioni più belle. Ah, vorrei conoscerlo. Beh, detto questo, sì. Detto questo, raga, se ancora non avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e commentate chi secondo voi è il vincitore e se volete altre challenge di questo tipo. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre alle 14:15. Un saluto. Suggeritemene, perché io poi ve le faccio. Ecco.